Sembra piena notte, non sono neanche le 9 del mattino. 1. Non me ne uscirò mai con sta luce. 2. Volete lo YouTube verità? Quello è YouTube verità. Quello è un copriletto. YouTube verità, non lo so manco io perché l'ho lasciato lì. Tu non lo puoi sentire, ma c'è profumo di coccolino azzurro in questa stanza. Pauroso. Un'altra cosa da Instagram verità, i cuscini caduti lì dietro, ma va bene anche quello. Bentornati nello sfavillante canale Anna Elisa Superstar, preferiti del mese di gennaio. Gennaio è un mese che è volato. Mamma mia, non me ne sono accorta. Oggi è l'ultimo giorno di gennaio e sto registrando questo video e quando mi sono detto, ma, cioè, ma oggi è cioè, finito gennaio. Vabbè, parliamone, preferiti. Senza ombra di dubbio, il preferito random del mese di gennaio è questo, il mio smartwatch che io uso per fare tutto tranne che per fare lo smartwatch. Nel senso che era acceso da circa 20 secondi, forse 15. Mi è arrivato un messaggio su WhatsApp ed è comparso qui. Ho detto: no, ti sto togliendo tutto. Ho tolto WhatsApp, SMS, email, ho tolto tutto, 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 tutto. Non ho tolto le telefonate. Tra l'altro, l'altro giorno mi è squillato al supermercato e io mi sentivo MacGyver perché. Ma pronto? Mamma! Mamma, ma mi senti? E mia madre, ti sento? Ah, benissimo, dimmi! Così. Una scena, guarda, cioè, più un pietoso, unico, veramente mi sono vergognata un po'. Ho tolto tutto perché io lo utilizzo come Fitwatch. Ero un po' indecisa se chiedere a Babbo Natale questo è il Polar. Io in realtà avevo chiesto un Polar, però il mio personal trainer ha parlato con Babbo Natale e ha detto: ma che Polar? Samsung! Perché lui usa Samsung. E quindi Samsung io ce l'ho, quindi è buono. Sì, farò un video dove parlerò di questo orologio e di come lo utilizzo e di quali sono le sue funzioni. Ora, è un mio preferito perché mi consente di tenere tutto sott'occhio. Devo essere sincera, la funzione contapassi per me è un po' relativa, cioè nel senso non è che di wow, ho fatto 10.000 passi. Io osservo più la distanza percorsa, che è quella che mi interessa di più, e osservo anche le pulsazioni e i battiti. Quindi a me interessa questo di questo orologio, che poi io mi senta MacGyver per fare ma pronto, questo è un altro discorso, credo che toglierò anche la funzione di avviso di chiamata, però io lo sto trovando molto molto utile al fine allenante, tanto perché poi mi guardo i grafici, osservo e devo dire che in un mese di utilizzo mi sento molto migliorata, è un parolone. Che sto lavorando per migliorare, questo lo posso dire tranquillamente a gran voce perché guardando i grafici mi sono accorta di alcune cose e lì posso andare a modificare. Mi sta aiutando tanto e quindi è un mio preferito. Che l'ho detto bene, mamma mia. Make-up preferito del mese di gennaio, ma anche del mese di dicembre, ti aggiungerei io, è questo. Ne sto tessendo le lodi ovunque praticamente, perché mi piace da pazzi. E quelle di voi che l'hanno comprato, mi state scrivendo, Lisa, è favoloso, avevi ragione, lui. Black Bubble Strawberry Volume Mascara di Neve Cosmetics, questo mi è stato omaggiato. Questo è uno di quei mascara, wow! Che fa ciglia favolose, si può stratificare, ti aggiungo facile da struccare. Guarda, basta massaggiarlo. Io utilizzo un olio Dior per struccarmi, ma secondo me va via pure con altri pigli struccanti al primo passaggio. Comunque, veramente con una passata va via. Anche quando ne metto tre passate, attenzione, quindi non soltanto con la stesura facile, facile, veloce, veloce. Quindi, e questo io ci tengo a specificarlo di un mascara quando è facile da struccare perché ci sono stati dei mascara che a me sono piaciuti da morire, ma che da struccare erano veramente. Guarda, c'era un mascara di Eva Garden di cui io andavo pazza, che ho utilizzato fino all'ultima goccia, ma da struccare era un incubo. Cioè, mi piace perché ha le fibre, mi piace perché si può stratificare.
fare, mi piace perché è facilissimo da utilizzare, mi piace lo scovolino, mi piace perché scivola, continuo a consigliarlo e lo sto mettendo anche tra i preferiti perché veramente è un prodotto straconsigliato. E anche questa volta, perché poi mi scrivete e mi dai il codice sconto, se me lo ricordo e me lo devo ricordare, quindi Annalisa, quando editi per favore prenditi un appunto anche questa volta. Sì, prendo l'appunto. Mi serve una penna. Non ho la penna, ma una lima, un lucidalabbra, un burro cacao, delle batterie che non servono per prendere un appunto. Va bene, non so. Ora ci... Trovi il codice sconto nel box info se ti può interessare, o lo trovi in bio profumeria, insomma, sì, è di facilissima reperibilità, ma te lo straconsiglio. Lui, non lo so, a me piacciono le cose un po' diverse come pack, però guarda, sinceramente è un proprio, l'ho detto tanto per dirlo, e quindi perché l'hai detto potevi stare zitta, mi sembra giusto. TV show del mese di gennaio, senza ombra di dubbio, Pose. Tra l'altro ho visto tutte e due le stagioni. Bellissima, crudele, divertente, drammatica, melodrammatica, colorata, scintillante, ma la categoria di oggi è Vivi. Sfoggia, lo amo. Allora, ambientata a New York, seconda metà degli anni 80, inizi degli anni 90, ruota tutto attorno due grandi macro scenari. Il primo è quello delle ballroom, sala da ballo, in realtà è una soltanto questa ballroom, all'interno della quale avvengono queste sfide tra case, che è l'altro macro scenario, che è quello di casa. Ora, il concetto di famiglia, importantissimo, fil rouge dal primo all'ultimo minuto di entrambe le stagioni. Famiglia, legame familiare, litighiamo dalla mattina alla sera, ci devastiamo a parole, insulti, ma nel momento del bisogno non solo c'è fronte comune, c'è un fronte strettissimo comune, per cui anche la peggior nemica diventa la migliore alleata. E questo mi è piaciuto tantissimo, tantissimo. Tema del femminismo molto forte, molto ricorrente, soprattutto nella seconda stagione. La cosa straordinaria della tematica sul femminismo è della rivendicazione del femminismo e della rivendicazione di essere donna in una società degli anni 80 americana. La cosa bella è che viene portata alla luce e battagliata da un gruppo di trans che rivendicano il loro ruolo di donna. Io questo l'ho trovato meraviglioso, io ero veramente estasiata da quello che stavo sentendo, mi è piaciuto veramente tanto. Mi è piaciuto tantissimo come è stato trattato in modo crudo, forse crudele, decisamente veritiero, il tema dell'AIDS, della sieropositività. E allora, io sono nata nel 1982, ricordo certi spot, qualcuno lo ricorderà, lo spot di sensibilizzazione quando c'era quel lumino con tutto il... con un contorno tipo violetto, una cosa del genere. Già se ne cominciamo un po' a parlare, ma durante la serie è un tema... molto sensibile ai protagonisti, viene affrontato facendo vedere i ricoverati, facendo vedere chi era a letto e come stava, descrivendo la paura di chi scopre di essere positivo ma non ha ancora alcun tipo di risentimento fisico, sa di essere positivo, e quindi parlano di questa paura, e quindi parlano di come vogliono affrontare il futuro e del modo in cui la prospettiva del futuro cambia, e le varie fasi di cambiamento nella visione del futuro, perché quello cambia dal non ho futuro al forse ho un futuro, o non so come sarà il mio futuro ma voglio vivere la mia vita al meglio e fare del bene per chi ho accanto. E sono tutte tappe meravigliose che raccontano rabbia, frustrazione, paura, unione familiare. Le famiglie, altro macro argomento, e poi lo concludo perché sennò parlo praticamente per 3 ore soltanto di una serie TV che mi è piaciuta tanto. Le famiglie si autogenerano, cioè c'è una madre,
accudisce i suoi figli. Detto così è un po' troppo generico, ti invito ad andarlo a guardare perché il concetto di madri e di padri è meraviglioso. Blanca, che è una delle protagoniste, è una madre straordinaria. Mi sto commuovendo mentre ne parlo perché è fantastica dall'inizio alla fine, veramente. L'attrice che la interpreta, meravigliosa. La mia preferita ovviamente è Elektra. Nella seconda stagione Elektra tocca apici altissimi, la amo. Ragazzi, io voglio cominciare a camminare come Elektra, bella da morire. Comunque prima o poi vi allieterò con le mie mosse di Vogue Dance. E ora passiamo da tematiche molto importanti che hanno segnato la nostra società al mio cibo preferito, che è la domanda che tutto lo YouTube si fa. Qual è il cibo preferito nel mese di gennaio di Annalisa? La melanzana. Ho comprato una griglia, quella si chiude. E quando ho comprato quella griglia fa le melanzane grigliate più buone della storia. Dici tu, qual è la differenza tra una melanzana grigliata nella griglia che si chiude e una melanzana grigliata sulla griglia o in padella? Assaggiale e me lo saprai dire. Quindi il mio cibo preferito è la melanzana, ma la melanzana fatta alla griglia, che in questo momento batte a mani basse la melanzana fritta. E anche quella, ragazzi, melanzane fritte, patrimonio dell'umanità. È quella fatta a cotoletta. Qualcuno prepara la melanzana a cotoletta? È buonissima, te la consiglio. Le cene di mia madre comprava ste melanzane grandi così, le faceva a fette, passava l'uovo, pan grattato e le friggeva. Le fa ancora, sono buone da morire. Ma la melanzana alla griglia troppo buona. Oddio, non è che batte quella a cotoletta è imbattibile, ragazzi. Quella è buonissima. Ma anche quella fritta, ecco. Momento preferito della giornata, del mese di gennaio. Ma forse, sai, i momenti belli della giornata forse li voglio associare alla serie TV di cui ti ho parlato. Che intanto partivano delle canzoni o c'erano delle pettinature, insomma qualcosa che mi ha fatto ricordare un periodo in cui ero veramente bambina. Io ricordo le mie cugine. Certo, non colorate e ricche nel make-up come quello della serie. Però ricordo alcune scarpe, ricordo il modo di portare lo zaino, insomma, piccoli particolari. Quindi per il mese di gennaio, ecco, i momenti preferiti, sì, li associo a quel telefilm perché mi ha portato alla mente di quando io ero bambina e guardavo le mie cugine che erano grandi, ecco, il frisè, i capelli. Io lo volevo pure io, ovviamente, ma non lo avevo. Però avevo tanti vestiti delle mie cugine che dismettevano, li davano a mia mamma. Vabbè, come si fa in tutte le famiglie, no? Si passano i vestiti. E io avevo i vestiti, Best Company. Io avevo il cardigan verde, me lo ricordo, Best Company, mi sentivo favolosa, che era di mia cugina. Ma mi sentivo stupenda proprio perché era di mia cugina, non perché era firmato, perché ne dovevo capire. Siccome se lo metteva lei, allora io ero. Dai, batta un colpo chi non ha avuto i vestiti passati dai cugini o dai fratelli. Io non avevo fratelli maggiori, ma avevo la cugina, le cugine, e mi passavano i vestiti. Così come poi questi vestiti facevano altri passaggi alle mie cugine più piccoline, eh. Attenzione, facevano giri questi vestiti qui, ma io mi sentivo favolosa proprio perché era di mia cugina. Io sapevo che era di mia cugina e quindi, yeah! Cosmetico preferito del mese di gennaio, acquistato a inizi di gennaio. L'ho cercato per un po', nei mesi passati, a dire il vero, con poco impegno, la verità, poco impegno, nel senso che mi capitava di andare in farmacia, chiedevo, poi l'ho trovato così per caso in parafarmacia perché ero entrata a prendere una cosetta per Lois e ho visto che c'era lì il display. Ho detto, ah, guarda, guarda, una volta che non chiedo lo trovo. L'ho visto utilizzare sia a Giulia Cova che a Giulia Cinesi. Io non mi chiamo Giulia, ma l'ho comprato lo stesso e lo sto apprezzando tanto. Ed è di Rouge Smart Filler, maschera effetto luce liquida.
Come vedi, ne ho usata poca, ma perché se ne usa poco? Cioè, non devi riempirti la mano perché è liquido, cioè metti qualche goccia sul palmo delle mani, tamponi su tutto il viso, 2 minuti e risciacqui. Cioè, l'effetto è ottico, incredibile. Io l'avevo visto utilizzare a Giulia e Giulia e lì per lì loro hanno detto, guarda, e io ho detto, guarda, c'è cioè incredibile. Tanto che mi sono detta, la voglio, la compro. L'ho utilizzata la prima volta una sera, lo stesso, e ho detto, oh, è un antigrigio, diciamo. E ho detto, mamma mia, cioè non mi sono riconosciuta quasi. Ho detto, ma chi è questa giovincella? Allora, l'ho utilizzata almeno 4-5 volte. Funziona, ne basta poco perché se si mette qualche goccia, che la prima volta mi buco la mano, dico la verità, mi è colato ovunque, ho detto no, si spreca prodotto. Qualche goccia sul palmo della mano si tampona in questo modo, favolosa, straconsigliata, mi piace, me ne risentirei parlare. Poi magari qualche volta in video la uso e ti faccio vedere questo effetto wow, sperando che si veda, perché poi ovviamente la sfigata sono io che dico guarda e non si vede niente, ovvio, mi pare. Abbigliamento preferito nel mese di gennaio? Ho bisogno di dirlo? Le tute, ovviamente, ma le tute di maglia. E qui adesso io mi alzo perché ovviamente anche oggi sono vestita così. Ogni tanto mi capita di mettere le foto su Instagram, che sono vestita più o meno sempre allo stesso modo io. Ma perché ragazzi, ma c'è freddo, una sta in casa. Allora, ragazzi, cioè parliamoci chiaro, una deve stare a casa, fa freddo, io ho i riscaldamenti condominiali, li accendo all'orario, durante la giornata fa freddo. Insomma, io ne belle bello, ma mi si abbassa la spalla, non lo metto io con la spalla abbassata. Questo è sopra di una tuta di maglia, poi c'è anche il pantalone bianco, solo che io li mischio continuamente così mi sembra di cambiarmi tutti i giorni. Cioè, gli atti di tristezza della zona rossa, ragazzi. Io sono agli sgoccioli di zona rossa, stiamo per uscirne, ma io sono ufficialmente ancora in zona rossa oggi. Comunque, pantaloni di maglina, questi li ho presi da The Zenith. Comunque, niente, sto comoda, sto vestita carina come piace a me, insomma, cioè più che carina, carina secondo me, e sto anche calda. Poi ho anche dei cardigan pesanti e quando ho il momento di dei cardigan e questo è. Tra l'altro ti volevo dire che le mie tute fanno tutto profumo di talco perché le porto con me nel bagnetto quando mi faccio bagnetto perché è il bagno piccolo. L'altro bagno non che sia grande come bagno, però rispetto al bagno piccolo è grande. Ecco perché bagno piccolo e bagno grande a casa mia. Però quando faccio la doccia le porto in doccia, quando finisco di lavarmi mi imbordalco tutta. Poi metto la crema, quindi questa parte fanno profumo di avocado, perché sto utilizzando la crema all'avocado. Qua fanno profumo di talco, poi mi metto una spruzzatina di profumo, le mie tute fanno profumo di cose, che però mischiati tra loro, sti profumi sono favolosi. C'è real time perché mi sono data molto a Netflix e poi ho letto, ho studiato, ho riscritto alcune cose dei canali, quindi non ho guardato molta televisione a dire il vero. La sera Netflix oppure mentre stiravo, sfaccendavo per casa, né. Ma zero real time. In realtà ho intravisto la trasmissione della quale secondo me dovrei parlare, che è l'Atelier delle Meraviglie, una cosa del genere, quello. C'è ci sono dei personaggi meravigliosi, ecco, quindi mi sa che il mese prossimo ne parliamo. Adesso ne guardo 5-6 episodi, uno di seguito all'altro, così vi faccio un'idea molto chiara e precisa e ne parliamo il mese prossimo, sì. Lì ho visto, ho intravisto, ecco, qualcosa che è piatto ricco, diciamo, ecco. E adesso ti saluto, è stato bellissimo stare qui. Ciao da Annalisa, ciao dal copriletto, ciao dai cuscini caduti, poi ci sono dei sacchetti. Qui per terra, ciao, lo YouTube verità, però la casa è pulita. Ci tengo a dirlo, sono queste cose, però la casa è pulita, soprattutto profumata, come i miei maglioni d'altra parte. Ciao.